La sopravvivenza dell'umanità dipende dalla nostra capacità di convivere fra popoli e persone mossi da abitudini e ideologie diverse. Occorre imparare sempre meglio ad accettare il nostro prossimo così com'è, senza pretendere che la pensi come noi. Sulla base di questo pluralismo si è costituito a Livorno un gruppo di circa 20 giovani di varie tendenze e formazione che hanno deciso di lavorare insieme per risvegliare nei loro concittadini la coscienza delle intolleranze e delle prepotenze che sono presenti in tutti noi, ma che dobbiamo autogovernare per rendere possibile una fruttuosa convivenza civile. Di là dunque dall'apparenza puramente spettacolare e dai risultati artistici conseguiti, il tentativo costituisce di per sé un fatto religioso, in quanto attua una piccola comunità di persone capaci di amarsi fra loro fraternamente. Benvenuti, signori e signore, nel nostro ameno circo, che è l'allegra congrega dei cuori leggeri. Da sempre il nostro mestiere è stato quello di allietare grandi e piccini, e anche oggi non manchiamo all'appuntamento sulle vostre piazze. Entrate, signore e signori, entrate e lasciate fuori dalla porta le tristezze, le angosce, lo squallore della vostra vita sempre uguale. Entrate e guardate a noi. Noi siamo quello che voi non sarete mai. Non preoccupatevi, signore e signore, se il sangue macchia le mattonelle dei cessi di periferia. Qui da noi il sangue è solo sugo. Sugo di pomodoro, signore e signori. Infine ci dicono che scoppierà una guerra, ma sarà la guerra più pulita e più per bene che ci sia. Bella, pulita, lascerà in piedi case, automobili, industrie, insomma, tutte le cose utili. Soltanto che noi, signore e signori, noi non ci saremo. E se la guerra deve venire, se la guerra deve venire, non è forse meglio attenderla qui, nel nostro circo, con una bella risata sguaiata sulle labbra? Ridiamo, signore e signori! Non capirete mai quello che penso veramente! E è con questo augurio, signore e signori, che diamo inizio al nostro spettacolo! Giovanni, scusa, che senso ha questa pantomima? Ma è la rappresentazione, diciamo, metaforica del circo come metafora della società un po' di oggi. Ci sono dentro vari significati per chi li vuole vedere. Una presa in giro, diciamo, dei divertimenti facili che addormentano un po' le persone oggi, dei rapporti di potere fra le persone, ecco, della falsità che magari c'è in apparenza e poi dietro nasconde crudeltà, cattiveria fra le persone. È un po' il nostro modo di vedere i rapporti fra la gente e anche come si cerca di mostrare i problemi della società. Mozzambo, l'equilibrista! Mozzambo si esibirà nel superamento, grazie signori, il nostro Mozzambo si esibirà nel superamento dell'asta di equilibrio posta a un'altezza vertiginosa da terra. Dai, Arash. Senza rete, signore e signori, senza rete! Per fare l'ultimo attraversamento, il nostro Mozzambo si avvale di tecniche di meditazione tratte direttamente da alcune religioni orientali.
siamo. Esercizio di difficoltà 10. A torre! Cercare! Signore e signori, come quasi tutte le volte è successo quello che non doveva succedere, ebbene, dopo aver levato i resti, per dire la verità, del nostro mozzambo, i resti del nostro mozzambo. Il tuo segretario, quello vestito da pinguino, che significato ha? Che vuol dire? Sarebbe un po' una persona debole, ecco, che io tengo sotto il mio potere, tengo soggiogato un po' da questa mia capacità istrionica, no? E che in pratica esegue tutti i miei ordini, chiude gli gnomi che dovrebbero essere l'elemento positivo, che disturba l'andamento così felice di tutto lo spettacolo. E appunto sta ai miei ordini. E l'equilibrista? L'equilibrista, beh, non è che abbia un senso preciso, è un povero diavolo che è costretto a stare sulla sua asta, che naturalmente puntualmente ogni rappresentazione casca e muore, viene portato via dagli inservienti. Ave! Vai! Come in tutti i circhi che si rispettano, signore e signori, non poteva mancare la sfilata di moda! Una serie straordinaria di modelli abbaglianti per la loro bellezza e per la loro modernità, che sono indossati dai nostri bravissimi attori, per i quali richiederei un applauso istantaneo. Si devono scaldare, devono cambiarsi. Signore e signori, Pitti Scemo! Trattasi di modello per il manager, che nelle sue serate danzanti non vuole rinunciare a quel tanto di eleganza che non guasta mai. Il modello è dotato di pantaloni a zampa d'elefante, spacchetto laterale e centrale, il delizioso pettine in color aragosta è un optional per i più ricercati. Dello sperimentalismo pittorico, un modello che non deluderà tutti gli artisti qui presenti. Il modello è dotato di giacca a foil, camicia color rosa fucsia, foulard portato con nonchalance, nonché cappello modello Montmartre sulle 23. Che vuol dire questa sfilata? Una presa in giro? La sfilata di moda è una presa in giro colossale alle sfilate di moda, al commercio immondo che ci sono. È una presa in giro del consumismo? Sì, nella fattispecie di questi capi di vestiario lussuosi e stravaganti che inventano ogni mese, ogni anno, continuamente, che costano centinaia di migliaia di lire e che in realtà sono cose inutili. Down,
ti sei occupato dei clown, no? In che senso? Sì, nel senso, questo spettacolo è venuto fuori mediante il raggruppamento di varie idee proposte da ogni membro del nostro gruppo, e quella dei clown l'ho proposta io, e l'idea era quella appunto di seguire il filo dello spettacolo, che è quello dello squallore di questo circo. Il primo nucleo, diciamo, eravamo compagni di scuola nello stesso liceo, e già dopo la fine del liceo abbiamo voluto che non finisse il nostro rapporto, come in genere succede, insomma. Abbiamo voluto che diventasse un po' un modo, ecco, per incidere un po' sul modo con cui vanno le cose oggi, ecco. Uno stare insieme che diventi anche cercare di risvegliare nelle persone magari un po' la coscienza dei problemi, o solamente anche fare qualcosa di concreto, ecco. E oggi che non si parla più di niente, che tante tematiche che stanno a noi a cuore, che possono essere, non so, c'è tutto in questo circo, la critica contro il consumismo, la ricerca di rapporti veri tra le persone, questi temi che non vengono di cui non si parla, c'è molto menefreghismo, questa è la nostra impressione. E piano piano tutto è iniziato così, molto in maniera dilettantesca, diciamo, no? In pochi. Poi piano piano si sono aggiunte anche altre persone, no? Ci siamo un po' costituiti. La particolarità che mi sembra del gruppo, sicuramente, che c'è, è che è composto da persone di diversissime tendenze politiche, religiose, ideologiche, persone che non si riconoscono in nessuno schieramento, persone più indirizzate verso certi ideali, insomma, ideali cristiani, magari altre persone di sinistra, così. Quindi è la prova che si può collaborare anche pensando in modo diverso. Ci sono delle difficoltà, comunque noi cerchiamo proprio di superare sempre queste difficoltà che ci sono proprio quotidianamente, però ecco, fra noi sicuramente questo rapporto rimane inscalfito anche da tutte magari le differenze che ci possono essere. La fede in un futuro di sicuro progresso è sempre stato, signori, il punto fondamentale del nostro circo. È per questo che diamo l'opportunità oggi di una grande maga, bravo, una stroga, silenzio, Casimira, la chiromante tecnocrate. Bravo. Prendi questa mano, zingara, i favolosi anni 60. Un attimo, vogliate perdonare l'interruzione? Lo spettacolo va avanti. Per questo numero abbiamo bisogno di un gentile volontario. Per esempio lui. Venga, bel giovane, venga. Entri pure. Vieni, bel giovane, vieni da Casimira, la maga che tutto vede e tutto prevede, la maga che ti dirà ciò che il fato, le stelle ti hanno destinato. Vieni e non aver paura, guarda con me nella sfera fatata, guarda. In questa sfera vedo che le stelle hanno destinato per te tante cose belle, sì, vedo tanta gioia, tanto amore, tanta ricchezza, tanto denaro, sì, vedo una costellazione favorevole, sì, una congiunzione tra Giove, Lurio e Venere. Molto molto favorevole per te, tanti soldi, tanto amore, tanta gioia. Però vedo anche una giacchetta blu nella tua vita, sai? Una giacchetta blu che devi stare attento a questa giacchetta blu. Devi stare attento perché questa giacchetta blu, con tutti i suoi pinguini, ti darà noia, non potrà essere te stesso. Devi stare attento, sì, con i pinguini e la giacchetta blu. Non potrai fare quello che vuoi, non sarai libero. Attento a questa giacca blu, attento! Attento ai pinguini, attento alla giacchetta blu! Interrompiamo qui per motivi tecnici lo show della nostra Casimira, che forse sapeva troppo. L'impiccagione della giraffa, che senso ha? L'impiccagione della giraffa vorrebbe essere un po' una rappresentazione di come la creatività in genere viene uccisa, no? La giraffa viene impiccata perché invece di contare con la zampa, come in genere si fa nei circhi, parla a voce. Quindi la creatività delle volte viene uccisa, viene troncata, proprio perché è diversa da come in genere si pensano le cose. Signore e signori, via tu, non ora! La
Giraffa! Un applauso, signore e signori! Bravo! Questo animale così selvatico è silenzio! Scusate, signori! Scusate per le maniere selvagge con cui è abituata! Questo animale è stato portato qui da molto lontano dopo aver sopportato un lungo viaggio. Ebbene, poniamogli subito un quesito di carattere aritmetico. Cara giraffa, vogliamo contare fino a 5? No! Signore e signori, sì, caro pinguino, è giunto il momento! Scopriamo le carte in tavola, sfrondiamo il nostro circo dall'apparenza esteriore! È giunto il momento, signore e signori, in cui chiamiamo tutti i gentili partecipanti del circo! Signore e signori, si impicchi la giraffa! Non importa, signore e signori, se i clown vengono brutalizzati da un domatore. Non importa se gli equilibristi cadono ogni giorno sull'arena. Non importa se gli gnomi vengono ogni volta tappati a cui viene chiusa la bocca. Tutto va nel migliore dei modi, signore e signori. Tutto va nel migliore dei modi, nel migliore dei circhi possibile. Bravo! Trasmettiamo la rubrica Linea Verde.